Tofu per parlare ancora di mise en place, secondo il concetto di mix and match, di unisci e mescola, non necessariamente vetro con vetro, ma anzi direi soprattutto vetro con porcellana, proprio per creare dei setting, delle presentazioni di tendenze contemporanee. La mise en place che abbiamo sotto i nostri occhi ora è realizzata con sostanzialmente due trasparenze, un sottopiatto IVV che fa parte della linea Kerala, che vedete quindi ha un motivo sostanzialmente semplice però caratterizzato, che quindi ben si adatta a qualunque tipo di apparecchiatura, più classico o più minimale, un piatto in porcellana verde tenue, verde leggero, e un pasta bowl che fa parte della famiglia Babilonia, che completa il setting dando all'insieme una leggerezza ma un carattere di un certo spessore. Come bicchiere abbiamo scelto il verde pavone della serie 60s, che ben si accostava ai colori predominanti, e come bicchiere vino, in questo caso, abbiamo scelto un bicchiere vino rosso della serie Vizio di IVV. Passiamo ora a un'altra mise en place più elegante, se vogliamo. Come vedete, è caratterizzata questa volta da un sottopiatto platino con un piatto in porcellana bianca decorato con dei leggeri decori grigi, e dal piccolo piatto della serie Diamanté, questo piccolo pasta bowl, come potete vedere, che è ideale per quello che può essere un antipasto, è ideale per quello che può essere un piccolo primo, può essere utile anche utilizzato anche per un dessert, può essere utilizzato anche in situazioni di parti in piedi per portare in mano facilmente appunto il cibo. A questo setting abbiamo unito un bicchiere della serie Speedy, questo è il grigio bronzo presentato l'anno scorso e quindi ha una caratteristica appunto marcata come ottica, ma al tempo stesso un colore che ben si accosta con i toni che prevalgono in questa mise en place, e un bicchiere da vino bianco della serie Testinauer. Come sapete, sono tutte collezioni che poi sono composte da i loro fratelli maggiori e minori, per il vino rosso invecchiato, il vino rosso giovane, la flute e il bicchiere acqua. Girando intorno e andando a vedere la mise en place opposta, qui siamo stati un po' più carichi nei colori. Abbiamo utilizzato un sottopiatto diamantè nel decoro cromosabbia, che per quanto riguarda gli addetti all'Horeca, al mondo professionale dell'hospitality, è bene sapere che esiste anche una versione realizzabile in modo che sia lavabile in lavastoviglie. Su questo sottopiatto abbiamo posizionato, appunto, utilizzato, scelto un piatto in porcellana dai decori che vedete, dove prevale il rosso, e abbiamo completato il tutto con una scodella della serie Babilonia, che si caratterizza appunto per questa semitrasparenza o semidecoro. La parte centrale trasparente e la parte appunto di falda decorata in tabacco perlaceo, lavabile in lavastoviglie fino a 500 lavaggi. Completano il setting il bicchiere Speedy della serie Speedy in ambra, in colore ambra, un calice da vino rosso della serie Vizio, e per rompere un po' gli schemi, una coppa champagne della serie 1815, presentata quest'anno nel catalogo Design Studio Collection. Parlando di accessori, questa è un'altra novità del 2020, è un piccolo monofiore della serie Tête à Tête, come vedete ben si intona ai colori che abbiamo scelto, ma soprattutto ha una dimensione giusta per poter essere inserito tra i due commensali senza disturbare la loro conversazione. Questo prodotto è disponibile anche in versioni colorate, in versioni col colore dato ovviamente in pasta. Abbiamo poi qui accanto, a livello così di citazione e presentazione, presentato la versione intermedia dei vassoi Highlands disegnati da Alessandra Baldereschi, che quindi in questo formato ben si prestano a servire per esempio due commensali, e
Anche questo componente della famiglia Island si caratterizza per questa idea che sta dietro, cioè quella dell'isola rappresentata dalla campana, in questo caso trasparente, con la casetta sulla sua sommità, sotto la quale si possono appunto offrire, presentare, servire piatti, e il vassoio che rappresenta il mare, l'isola in mezzo al mare. In questo caso le onde del mare sono appunto decorate in blu. È un oggetto che è lavabile in lavastoviglie fino a 500 lavaggi, il vassoio, la campana trasparente ugualmente. Parlando sempre di oggetti che servono appunto per presentare in tavola i cibi, abbiamo un altro prodotto disegnato quest'anno da Marta Sansori, la designer fiorentina, si chiama Peony, questa piccola alzata a due piani. E come vedete anche qui, un po' come nell'overlays, sempre da lei disegnato, vi è proprio la volontà di combinare la funzione dell'oggetto, quindi il portare, il servire da mangiare. Qui noi a titolo puramente così esemplificativo abbiamo messo due biscotti e delle fettine di limone, ma pensate a degli antipasti, pensate a dei dolci di fine pasto, pensate anche a utilizzarlo per l'ora del tè, non in tavola, per servire biscotti e quant'altro. Unisce alla funzione la decorazione. Qui abbiamo questa sorta di provetta bifida, questa doppia provetta al cui interno si possono inserire dei fiori e quindi avere un oggetto delicato, femminile, che permette appunto di dare un tocco di eleganza a un oggetto funzionale. Parlando di vino, abbiamo presentato in questa mise en place uno dei decanter top della linea IVV. Questo è un decanter specificamente per il vino bianco che fa parte della collezione Sommelier Touch, che si caratterizza proprio perché il maestro vetraio crea questa depressione nel vetro che permette poi al sommelier o alla persona che versa il vino di tenerlo facilmente, di dare aria al vino. In questo caso si pensa appunto a un vino un po' âgé, un bianco importante, e di versarlo facilmente.